Cioè, ci sono dei documenti effettivamente che non, che sicuramente non, cioè, non dicono che è morta o non è morta o che sia viva. Ci sono sicuramente delle discordanze, insomma, delle contraddizioni in alcuni documenti. Come questa qui, per esempio, mi colpisce molto questa denuncia di smarrimento, appunto, che è datata appunto 21-10-94, dice smarrimento di documenti, persone fisiche, ruolo, vittima denunciante, Pozzi Anna Moana Rosa. Data e luogo di nascita 27/4/1961, Genova. Oggetto coinvolto e tipo di fatto: smarrito, rubato, tipo carta di circolazione, numero 175813, luogo di rilascio, soggetti collegati, possessore Pozzi Anna Moana Rosa. Questo è un documento ufficiale, appunto, dei carabinieri Forse hanno sbagliato l'anno. potrebbe aver sbagliato Beh, l'anno. intanto qui c'è 26, c'è 21. 1994 novembre. Poi No, dopo vediamo è se è ottobre, sbagliato. 21 ottobre, Ottobre, scusa. 21-10. Sì. Sì. Allora, che Dai, io succede? credo. Che quando si tratta di prove, allora è sbagliato l'anno. Quando si tratta di altre documentazioni, allora è tutto buono. Comunque, no, Brunetto, vorrei sentire un attimo Riccardo Sì, su questa come cosa, no? perché Riccardo effettivamente. Sì, io vi sto è perdendo un'altra Dominus. volta, ma non è il mio telefono, è il vostro collegamento. Pronto, ci sei? E Sì. io penso, guarda, dato che il signor Di Cesco va in giro con la macchina di Moana e la Sì. carta di circolazione sta dentro il cruscotto, domani, dato che saremo insieme a Buona Domenica, andrò a rubare la carta di circolazione per dimostrare che se è stata rinnovata o se invece è la stessa da quando è stata acquistata quella macchina. Questo già potrebbe essere una buona cosa, perché effettivamente no, mi colpisce molto questa data, però 94, anch'io. Questi sono atti pubblici, si Per me è possono facile indagare su trovare. questo, sulla clinica di Lione è più Ah, difficile, certo, sicuramente. ma E poi sulla c'è carta di questa la stipula circolazione assolutamente del mutuo riuscirò entro domani a fondiario. svelare il mistero. E poi c'è una stipula di un mutuo fondiario, invece. Queste sono le due prove documentali che mi hanno, insomma, hanno colpito, hanno attirato molto di più la mia attenzione. Si parla di 2 miliardi di lire. Registro particolare numero del 26 giugno del 1995. Io vi posso dare un altro telefono se mi richiamate così possiamo sentirci Certo, meglio? però dovreste. Aspetta, Allora, facciamo lo cadere, no, scrivi per facciamo cadere la cortesia. linea e lo dai chiaramente in privato. Rientriamo nuovamente in studio per conto nostro, lo dai in regia. Bene, nel frattempo Riccardo fornisce questo numero dove poterlo contattare. Io stavo vedendo appunto questo l'Agenzia del Territorio del Servizio Pubblicità Immobiliare. Si tratta di un mutuo, praticamente, giusto? Sì, una richiesta di mutuo. Una richiesta di mutuo, Non una praticamente, richiesta, un mutuo un concesso mutuo concesso. di 2 miliardi. Ci siamo? Cioè, stiamo aspettando che Riccardo Schicchi si ricolleghi appunto con noi perché c'era un problema di linea. Adesso lo Comunque contattiamo. contraddizioni ce ne sono tante, Sì, insomma, diciamo che la cosa mi infinite. colpisce, c'è cioè un mistero sicuramente che avvolge No, ma completamente, sì. ammanta proprio questa. Una vicenda. Pronto, ci siamo? Dovremmo esserci per riservare, dato siamo anche quasi in chiusura. Questo qui è del sindaco di Lerma, che nega appunto che le spoglie di Moana siano lì, come è stato dichiarato dal figlio Simone. Bene, torniamo perché c'è effettivamente un mistero che ammanta un po' tutta la vicenda. Qui si parla, Riccardo, ci sei? Sì. Si parla di un mutuo proprio concesso di 2 miliardi di lire appunto a Pozzi Anna Rosa Moana Rosa, nata il 27/4/61 a Genova. Da parte del credito fondiario industriale, forse la data, porta la data del 26 giugno del 1995. Addio mia. Registro particolare 81-17. Effettivamente, cioè, questi, ti ripeto, sono i due documenti che mi hanno colpito molto di più, a parte questo della dichiarazione del sindaco di Lerma che nega che le spoglie di Moana, le ceneri di Moana, si trovino nel cimitero appunto, del paese in questione. Però ecco, questo mutuo del 26-6-95 sembra quasi stare in un film di Dario Argento, effettivamente. Ma più Se, che altro mi sembra di stare in un film dei magnifici ladri, cioè, perché secondo me i mutui si aprono anche con le persone decedute per prendere dei soldi. E come fai? Chi è che va a Questo prenderlo? sarebbe una cosa E gravissima, un effettivamente. notaio che è allora, falsario, allora. E Beh, sì, questo è un falso allora va bene, allora grave. andiamo a individuare. Ma come mai? Quando dico una cosa, io, queste qui sono, i documenti miei sono tutti frutti di falsari, e invece i documenti della famiglia sono tutti documenti inoppugnabili.
Ma non credo che siano della famiglia, cioè la clinica di Lione sta lì. No, e beh, la clinica di Lione mica ha dato Moana Pozzi, Anna Moana Rosa Pozzi morta, Ha detto sì. Una certa anno. Comunque io vorrei abbandonare un attimo questo clima di un po' di battibecco, magari forse creare un clima un po' più collaborativo, infatti, perché io poi tra l'altro sono sempre dalla parte di quella che potrebbe essere la verità, della tutela, insomma, ecco, dei più deboli, proprio in genere, faccio mai il mio giornalismo a servizio del potere, ma sempre la parte della gente. In questo caso la parte debole effettivamente dovrebbe essere Moana, effettivamente, naturalmente, che almeno in base ufficialmente risulterebbe morta, forse è una parola un po' sbagliata. Però in base a questi documenti forse un atteggiamento più collaborativo sia da parte di Brunetto sia da parte di Riccardo, insomma, questi sono i documenti, penso, e che lui sia, dice che non sono veri. Io posso capire forse uno sbaglio effettivamente di data per quanto riguarda la denuncia di smarrimento, quale sbaglio? Però è effettivamente che hanno fatto senza il coperchio. Un attimo, per cortesia, Brunetto, faccio un attimo. E poi invece il 26 giugno 95 effettivamente si parla di quasi un anno dopo, sono 9 mesi dopo qui. Questo, se è un falso, sicuramente sono delle persone penalmente responsabili. Sì, anche se comunque un minimo di attenzione da parte di un organo che eroga mutui davanti a un nome così, certo, popolare, certo, d'altronde certo. Dopo la morte se ne è parlato talmente tanto che credo che sia stato veramente impossibile che nessuno si sia accorto che non fosse Moana chi ha richiesto il mutuo, insomma, anche questo mi sembra molto strano. Questo io, diciamo, giornalisticamente sono un po' addolorato, un po' dispiaciuto per il fatto di dover chiudere poi la puntata effettivamente con un mistero forse ancora più fitto in base a quello che mi ero, perché io bene o male mi ero reso conto di una storia un po' ammantata da un mistero, insomma, piuttosto fitto, ma adesso con queste prove documentali che, ti ripeto, non avevo mai visto, mi trovo in una posizione ancora più diciamo di dubbio, Enzo, sicuramente. E forse la ricerca della verità forse è la cosa più importante, insomma, da parte di tutti, perché penso veramente di sì, anche forse per no, penso soprattutto per rispetto, forse per smascherare tutti i furbacchioni alla persona, insomma, in questione, che ci stanno praticamente giocando intorno. Giocare sulla morte di una persona tra le altre cose così bella e importante come Moana è un fatto grave, e col tempo vengono fuori tutte le verità. Anche Riccardo, io adesso, tu sei un esperto del settore, però io dal di fuori penso che un personaggio come Moana sia un po' una mosca bianca, appunto, nel settore dell'erotismo. Io forse vedo qui a fianco la nostra Loredana Bontempi, che un po' giudico da un punto di vista forse culturale, ecco, soprattutto di io piango Moana e quindi sono molto molto triste sentire tutto questo. Se un giorno Fantauzzi avrà ragione, lo ringrazierò, però per il momento sono molto scettico e penso che una persona, quantomeno ci devi ragionare sopra, no? Sì, sì, ma magari io parlerò anche con Antonio, gli dirò: scusa, ma come hai accettato una richiesta di una persona che stava male, che non avresti dovuto comunque accettare, perché se era lucida come l'ho sentita io, può darsi in un momento di sconforto abbia chiesto di farsi togliere la vita, ma non per questo doveva obbedire, e può anche darsi che ha obbedito anche all'idea di scappar via. Purtroppo non è così, ma potrebbe pure essere. Permetti magari che almeno ci sono delle grosse lacune. Le lacune, cioè, sono la tua sono onestà culturale, intellettuale, non può non esimerti da ragionare su questa cosa. Le lacune sono una grossa, sì, onestà intellettuale, Riccardo, infatti. Sì, infatti le lacune sono causate da una famiglia moralista che si è sempre nascosta, che con questo meccanismo e questo gioco ha creato i misteri.